Il titolo di questa presentazione è La rete dei cittadini. La rete dei cittadini è lo strumento che noi democratici diretti abbiamo scelto, stimolato e contribuito a far nascere affinché i cittadini possano tornare a essere, o finalmente essere, sovrani. Siccome la caratteristica più interessante che essa implementa dei principi di democrazia diretta al proprio interno e aspira a implementarne al suo esterno, consentendo la pratica di alcune forme di democrazia diretta nella gestione dei normali rappresentanti eletti, devono necessariamente, credo, visto anche il tema del workshop, parlarvi prima di cosa intendiamo, o almeno intendo io, per democrazia diretta. Quindi, in realtà, due terzi della mia esposizione saranno dedicati a questo. L'ultima parte della descrizione di questo strumento dentro la rete dei cittadini. Scusate. Allora, forse vi sorprenderò dicendovi che benché faccia parte di un'associazione politica che si chiama Democratici Diretti e abbia cominciato a definirmi un democratico diretto fino dal 1993 e che abbia fondato nel 96, scusatemi, c'è qualcosa in mouse che non mi funziona come dovrebbe. E nel 1996 credo ho contribuito insieme ad altri a fondare la prima associazione italiana che facesse esplicito e unico riferimento alla democrazia diretta, l'Associazione Democratici Diretti, e benché sia stato il primo segretario del Worldwide Direct Democracy Movement, l'organizzazione internazionale dei democratici diretti, io invece di parlare di democrazia diretta vorrei parlare solo di democrazia, senza altri specificatori. Però, per come si è storicamente determinata la semantica di questo termine, poiché il termine democrazia è quasi sempre associato alle forme parlamentari, con elezioni periodiche, comunemente definite democrazia rappresentativa, è necessario invece l'uso di questo specificatore per segnalare, se possibile anche immediatamente, la particolarità della democrazia come la intendiamo noi. E per come credo dovrebbe essere la differenza, quindi, con l'usuale significato di democrazia. Nella slide potete vedere che io scrivo che democrazia diretta è un pleonasmo e mentre democrazia rappresentativa è un ossimoro. Cioè, diretta è una ridondanza, ci serve solo per capirci che stiamo parlando di democrazia vera, mentre democrazia rappresentativa per me è un ossimoro perché, così come almeno viene comunemente intesa, rappresentativo in realtà taglia alle gambe il significato di democrazia. Ci sono insomma alcune idee sbagliate su democrazia diretta e rappresentativa. Intorno al concetto di democrazia e democrazia diretta e la cosiddetta democrazia rappresentativa, appunto, circolano idee molto diffuse e delle concezioni che ritengo fondamentalmente scorrette. Questo non solo fra la gente comune, ma anche tra quelli che dovrebbero essere addetti ai lavori. C'è un po' di presunzione nel dirvi questo. Però io spero di spiegarvi perché, che si capisca. Ecco, per esempio, potete vedere la prima equazione. DD, democrazia diretta, ovvero potere esercitato direttamente da cittadini senza intermediazioni. Democrazia rappresentativa, ovvero potere delegato dai cittadini ai rappresentanti. È così ovvio, è così comune, che appunto è un luogo comune. Un'altra di quelle idee che circolano e che io chiamo affermazione ingenua e che spesso ci viene detta in queste forme o simili quando noi parliamo di democrazia diretta estesa alla partecipazione di tutti i cittadini su tutti gli ambiti della sovranità, è questa. L'idea sembra buona,
ma credo che non sia applicabile nella sua forma più estrema, perché se per ogni voto in Parlamento io cittadino dovessi informarmi, discutere e decidere, sarebbe un secondo lavoro e il tempo non basterebbe. Allora, c'è su queste affermazioni un equivoco su quello che si deve intendere con senza alcuna mediazione o senza nessuna intermediazione. In realtà, che cosa significa veramente l'attributo diretto? Se vuol dire senza alcuna mediazione fra la mia volontà e l'espressione efficiente della stessa, allora non esiste niente di diretto. Tra volontà e espressione della stessa c'è sempre un mediatore, fosse anche semplicemente il mio sistema muscolare che fa alzare la mano per dire sì o per dire no, o il pezzo di carta su cui scrivo con le mie manine sante il mio voto, oppure anche il telefonino e tutta la rete telefonica, telematica, informatica e qualsiasi altro mediatore attraverso il quale io comunico la mia volontà. L'idea che DD significhi potere esercitato senza intermediazioni è semplicemente sbagliata. Non corrisponde alla realtà, infatti non è possibile nessuna espressione di volontà e ancor meno nessuno del potere senza intermediazioni. Tra volontà ed espressione efficace della stessa c'è sempre qualcosa in mezzo. Quindi non è l'assenza di intermediazione il punto, ma che la mediazione non alteri in alcun modo il messaggio che esprime e rappresenta la mia volontà. Allora, questo in effetti, se uso il mio corpo come unico mediatore, per esempio votando appunto braccia di mano, è quasi garantito, dico quasi, perché esistono dei casi estremi in cui questo può non avvenire. In certe patologie neurologiche, io sono uno psicologo, lavoro nella sanità, mi occupo anche di queste cose, il soggetto, pur volendo alzare la mano destra, alza la sinistra, oppure invece di dire sì, dice no, e poi si rende conto di quello che ha detto solo dopo che l'ha detto, attraverso il canale ricettivo e non attraverso la produzione. Allora, questo caso estremo mette in evidenza che anche il corpo è un mediatore. E quindi, ancora una volta, con diretto si deve intendere che vi sia invece corrispondenza completa fra la mia volontà e l'espressione efficace della stessa. In questo senso non ha nessuna importanza se viene espressa con la mediazione del mio corpo, alzo io la mano, o con la mediazione di un altro corpo, il mio delegato che alza la mano, purché sia certo che sarà effettivamente espressa la mia volontà e non altra. Allora, questa idea sbagliata del concetto diretto, a mio modesto parere, è peraltro favorita dalla grande analisi di che cosa ci sta realmente dietro l'attività democratica, diretta o no. Allora bisogna di fare alcune definizioni. Rapidamente, perdonatemi, ma questo è anche frutto di svariati anni di riflessione. Allora, potere. Potere intendiamo la capacità di modificare le relazioni fra gli elementi di un sistema, oppure, in altre parole, capacità di ottenere specifici effetti. Governo. Intendo l'esercizio del potere in maniera finalizzata, cioè capacità di ottenere effetti desiderati, quelli che noi vogliamo, cioè noi siamo capaci di poter fare qualcosa e decidiamo e vogliamo farla. In questo caso facciamo un governo, cioè un'azione di governo quando facciamo questo. Quindi si può governare, questo è inteso in senso lato, si può governare la cucina, governare la minestra, governare la nave, una reazione chimica, qui però ci occupiamo del governo della res pubblica. E quindi, quando parlo di governo, qui in questo contesto, intendo il governo della res pubblica. Cos'è la res pubblica? Sempre in definizione sintetica, la res pubblica sono porzioni del mondo su cui non esercitiamo la sovranità esclusiva. La politica è l'arte del governo della res pubblica. E la democrazia, secondo la nota equazione governo esercitato dal popolo, e quindi capacità di ottenere effetti desiderati sulla res pubblica da parte del popolo. Ma ci manca ancora una cosa. Chi è questo popolo? Ci
sono molte definizioni possibili di popolo, che qua non voglio discutere, io ne do una definizione in realtà in termini induttivi. Popolo per noi, per me, per noi democratici diretti, è semplicemente l'insieme costituito da chiunque sia capace di definire o usare regole e strumenti per l'esercizio del potere politico. È una definizione così ampia che teoricamente se un cavallo fosse capace di fare questo, farebbe parte del popolo. Ovviamente questa definizione funziona particolarmente bene se la intendiamo nel contesto del governo democratico. Allora, la democrazia è una forma di governo, cioè l'esercizio di potere finalizzato, che implica necessariamente un'intenzione, un'azione, un effetto e una verifica. Io voglio fare o che sia fatta una cosa, la faccio o qualcuno la fa, si ottiene un risultato, sperabilmente quello desiderato, controllo e verifico il risultato ed eventualmente riprendo il ciclo di governo fino a ottenere il risultato desiderato. Quindi il governo è un ciclo cibernetico. Questo viene definito così, cioè input, elaborazione, uscita, feedback, o ciclo a feedback negativo, si può dire quello che vuole, la scienza cibernetica e la scienza del controllo dei sistemi, vivi o non vivi, fondata nel 1948 dal matematico americano Norbert Wiener. Questo per farvi vedere quante cose che so. E allora il significato di diretta va poi individuato in relazione al termine democrazia cui è associato, cioè, come dicevo, l'esercizio finalizzato del potere, il quale è sostanzialmente un ciclo cibernetico. Di conseguenza diretta va inteso in senso cibernetico, cioè di relazione certa, verificabile, modificabile opportunamente, fra espressione della volontà e valore atteso dell'azione partecipativa, inclusa quindi la capacità di rimodulare l'espressione per ottenere il risultato voluto. Non sempre le ciambelle vengono col buco, però se vedi che non vengono col buco devi essere in grado di poter modificare quello che hai fatto. Allora, detto in termini più chiari, noi abbiamo le informazioni, poi un processo democratico decisionale, poi si producono leggi o azioni, e si verifica il risultato, eventualmente si modifica. Questa faccenda del ciclo a feedback negativo è, diciamo così, l'esempio più chiaro è quando si guida l'automobile. Secondo la teoria dei sistemi, la stabilità di un sistema dipende dalla capacità dello stesso di aggiustare l'output in relazione al feedback. Intuitivamente è evidente che se dovessimo guidare una macchina senza possibilità di percepire adeguatamente il risultato delle nostre azioni, accelerazione, frenata, sterzo, la nostra situazione sarebbe precaria. Allora, allo stesso modo, la gestione del potere una volta ogni X anni porta certamente alla perdita di controllo del potere. Quindi, per riacquistare il controllo del sistema, noi dobbiamo applicare qualcosa che chiamiamo un metodo della democrazia diretta, cioè quello che garantisce la certezza della relazione fra volontà ed espressione della stessa. E vediamo in cosa consiste. La nozione di democrazia diretta, moderna quindi, noi diciamo così, contempla la delega. Per la verità, anche quella ateniese la contemplava per tutti i compiti esecutivi, che per la quale è quasi sempre inevitabile, per i compiti giudiziari, altre funzioni. Ciò che conta è che il cittadino che la esercita non perda mai il controllo su di esse e sulla porzione di sovranità di cui la delega è portatrice. Quindi, per essere strumento di democrazia diretta, deve essere espressa sempre in forma revocabile. Diversamente, infatti, o avocabile, poi vedremo la differenza tra queste due cose, come nei sistemi cosiddetti democratici rappresentativi, invece, la delega è di fatto una cessione di sovranità, con tutta la quale l'elettore non ha più alcuna possibilità di determinare l'azione del suo delegato rappresentante, almeno per i prossimi 5 anni. Nei quali tra l'altro accadono varie cose, compreso il fatto che il cosiddetto delegato si garantisce la possibilità di essersi e autoriprodursi. Però la delega per noi è anche un diritto, non solo una necessità. Se io sono il sovrano, potrò ben decidere se a chi voglio dare la mia sovranità, quando mi serve o no. Se sono il sovrano della mia fetta di sovranità, decido io cosa fare.
Se la delega è un mezzo attraverso il quale soprattutto io posso esprimere la mia piena volontà, attraverso il corpo di un altro, oppure con la mediazione di qualcos'altro, se con il mio proprio corpo non ne sono impossibilitato. Inoltre, poiché la nozione di sovranità non implica appunto l'obbligatorietà del suo esercizio, io posso anche scegliere anche di non esercitare il mio diritto, posso anche non fare nulla se sono sovrano, con tutte le conseguenze, però fatti miei. Noi diciamo che non partecipare è delegare tutti gli altri, no? Di fatto. Però se io sono sovrano, appena lo voglia, devo poter intervenire, avere il diritto di riprendermi il controllo della mia fetta di sovranità. Quindi per tornare alla critica ingenua di cui parlavo prima, non è importante né necessario che tutti partecipino sempre a tutto, ma che essi in qualunque momento lo vogliono fare, lo possano fare. Questo è sufficiente a determinare anche psicologicamente un comportamento differente da parte di chi è delegato, revocabile. Diversamente da chi è delegato invece irrevocabile per un tempo più o meno prolungato e peggio senza neanche controllo reale durante la delega. In definitiva, quindi, in democrazia diretta i cittadini possono benissimo delegare un altro cittadino in forma sempre revocabile in qualsiasi momento per tutti gli aspetti che non interessano, per i quali non si ha tempo, non si è in possibilità di partecipare direttamente. Allora, la differenza fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, se esiste, non sta quindi nell'essere senza intermediazioni, lo ribadisco, sta piuttosto nel tipo della intermediazione, che in democrazia, vedete senza aggettivi, deve assicurare la corrispondenza fra volontà ed espressione e realizzazione della stessa. Quanto più una democrazia assicura questa corrispondenza, tanto più diretta essa è. O se preferite, tanto più democratico quel sistema. E veniamo all'equazione numero 2. La nostra è una democrazia rappresentativa? Se ascoltiamo la televisione ci dice di sì, se ascoltiamo questo signore ci dice senz'altro di sì, no? Noi viviamo già in una democrazia e quindi io sto parlandovi di aria fresca, sono un provocatore, sono un comunista. Allora, se sono vere, o perlomeno in questo quadro da me disegnato, il potere del popolo viene delegato con le elezioni ai rappresentanti, diventa in realtà il potere del rappresentante, appena dopo le elezioni. La democrazia rappresentativa consente peraltro a pochi la gestione del potere, e non a tutto il popolo. È possibile poi per giunta acquisire potere economico e potere politico e viceversa, e quindi incrementare la possibilità di mantenere il sistema com'è. E poi ci sono alcune conseguenze, quindi la democrazia diretta, il concetto di democrazia è stato proprio oscurato dal desiderio di potere o dalla paura di perderlo. In Sicilia noi diciamo che il potere è una cosa bella in sé, no? Umannare e metti futteri. Lo dicono i mafiosi, no? Comandare è meglio di scopare. Tradotto. Allora, la nostra democrazia in realtà è una oligarchia elettiva. Eleggiamo principi a tempo. Noi non eleggiamo rappresentanti del popolo, ma sostituti del popolo. Principi elettivi a tempo insindacabili. E l'unico momento in cui noi cittadini possiamo avere la possibilità di cambiare le cose senza impugnare i fucili è il giorno delle elezioni. Vi invito a riflettere su questo, perché è uno dei pochissimi spazi, uno dei pochissimi momenti in cui noi possiamo praticare democrazia. Quindi, già qui prefiguro una strategia, cioè questo momento teoricamente noi dovremmo poter riuscire a prolungarlo nel tempo, fare sì che il nostro voto non sia la sanzione della cessione di sovranità. Ok, dice, ma noi comunque eleggiamo le persone. Sì, ma se l'unica cosa che puoi fare è eleggere chi deve essere il prossimo tiranno, tutto si può dire, tranne che quella è una democrazia. Del resto anche i re venivano eletti, i nobili.
in certe situazioni. Okay. E sempre io, come dire, vi stimolo, capisco, vi sollecito anche con forse troppe idee, però ve le devo dire perché poi magari voi ne facciate quello che vogliate e possiate sviluppare questa cosa. Un'altra delle caratteristiche della democrazia che si sottovaluta è quella delle due dimensioni, una estensiva e l'altra intensiva. L'estensivo riguarda il numero di persone che sono implicate nel processo democratico e l'intensivo riguarda il numero delle decisioni che possono essere prese da queste persone. Qui salto questa parte, ma vi dico solo questo: quanto maggiore l'intenzione, tanto più è più lento il processo, cioè è più difficile il processo, tanto più esteso è il processo, tanto più lento deve essere. Cioè, per esempio, per dirla in parole povere, non è vero che non si potrebbe coinvolgere l'intero globo terracqueo per prendere certe decisioni. Evidentemente non lo puoi fare tutti i giorni, però per certe cose di importanza capitale, per esempio il tasso di emissione di CO2 consentito, allora questo noi potremmo anche prefigurare un referendum che dura 6 mesi, dove ognuno vota con gli strumenti che ha a disposizione, carta e penna, computer, tam tam, cortecce d'albero. Però per fortuna abbiamo strumenti che adesso ci potrebbero consentire molto di più, no? La democrazia viaggia e cresce anche con gli strumenti che ha. Prima dei pezzi di carta c'erano i cocci dell'ostracom, no? Adesso poi è venuta la carta. In realtà gli strumenti per poter praticare una migliore democrazia ci sono stati anche prima. Le ragioni per cui non si è fatto, non sto a entrare su questo, sono altre, però certamente noi adesso avremo degli strumenti che potenzialmente possono garantirci una grande estensione, una grande intenzione nella democrazia, molto di più che con gli strumenti precedenti o il corpo fisico. Qui vi dico, quindi, alla fine, se ragioniamo su questo, possiamo fare questa riflessione. Supponiamo ipoteticamente di avere anche tutti gli strumenti e i mezzi da esercitare in ogni momento realmente quella cosa assurda, no? Di poter votare tutti su tutto. È un'ipotesi assurda, ma supponiamo che ci sia. Però supponiamo anche che non tutti i cittadini lo vogliono usare, anzi supponiamo che tutti i cittadini non volessero usarlo, questo potere, e decidessero di usarlo soltanto una volta ogni 5 anni. Vi dice niente? Allora noi avremo un sistema uguale a quello di adesso, no? Ogni 5 anni il cittadino decide di usare il suo potere e avremo di fatto realizzato qualcosa che è come la democrazia rappresentativa, quasi, però, che in realtà è democrazia reale, perché il cittadino potrebbe in ogni momento non fare questo, ma se lo facesse avremmo l'equivalente di una democrazia rappresentativa. Per questo noi diciamo che la democrazia rappresentativa, la vera però, non la finta democrazia rappresentativa, è un caso particolare di democrazia diretta. La DD contiene la DR, o meglio, se togliamo questi aggettivi, sono forme della democrazia. Quindi democrazia diretta e democrazia rappresentativa in realtà sono due punti su un continuo. Da una parte c'è la non democrazia, dall'altra c'è la democrazia e più oltre c'è più democrazia. Cioè la democrazia diretta non è lo stato di un sistema, ma è la descrizione di un processo che continua, la ricerca di continui strumenti per migliorare il rapporto fra volontà ed espressione della stessa. E questo si può applicare anche ai sistemi elettorali, eccetera, eccetera. In qualche modo cominciamo a individuare degli strumenti o degli elementi di osservazione anche oggettiva per quantificare, qualificare la bontà di una democrazia o di qualcosa che si chiama così. Mi ricordi il tempo? A 10 minuti della scheda? Ok. Quindi, sempre alla ricerca di definizioni, democrazia o quale governo del popolo? Quindi la democrazia diretta è quel sistema che tende a ridurre, possiamo dire così, quel sistema che tende a ridurre al minimo le restrizioni poste dalla democrazia rappresentativa alla parola popolo e ancora più alla parola governo. Perché dico questo? Perché storicamente, anche se democrazia significa quello, il popolo non è mai stato una totalità degli abitanti di un territorio, dei cittadini, non lo è nemmeno adesso. Storicamente la democrazia è cresciuta, ma il popolo per esempio erano quelli che prima
che superavano un certo livello di censo, oppure che avevano certe caratteristiche tipo la pelle bianca, oppure che sapevano leggere e scrivere, e così via, no? Le donne, gli uomini, bravo. E il governo quindi non è mai stato veramente del popolo, ma piuttosto dei suoi cosiddetti rappresentanti, che abbiamo visto in realtà sono principi elettivi. Qui sono, diciamo, le caratteristiche essenziali di una democrazia diretta. Mi piace comunque fermarmi un pochino su questo, non si vede molto bene, ma insomma. E in relazione a questa descrizione delle caratteristiche essenziali della democrazia diretta a quelle che sono le azioni e le attività di governo. Quindi ogni membro del popolo ha diritto a esercitare quelle attività di governo, in questo caso col proprio voto alle decisioni generali, di proporre le leggi, senza tutto questo necessariamente essere obbligato a delegare qualcuno, ma volendo, personalmente potendolo fare. Ogni membro del popolo dovrebbe avere il diritto di autocandidarsi per eseguire e mettere in atto le decisioni prese. Ogni membro del popolo dovrebbe avere il diritto di controllare che le decisioni prese siano eseguite correttamente. Ogni membro del popolo ha diritto a esprimere le proprie opinioni e pensieri, senza che sia obbligato un altro a delegare un altro a farlo per lui. E in una democrazia diretta ogni singolo membro del popolo ha comunque il diritto di delegare tutto o anche parte del proprio potere a uno o più membri, rimanendo sempre padrone, con la possibilità di riprenderselo in qualsiasi momento. Allora, come potete vedere, la nostra visione di democrazia diretta, come democratici diretti, è una visione procedurale, no? E qui sembra un sistema un po' asettico, no? Tra l'altro, questa visione procedurale della democrazia è una visione che non è solo nostra, anche se non è molto affermata pure tra gli addetti ai lavori, anche se ci sono filoni di pensiero come Kelsen, che definiva la democrazia proprio come in maniera procedurale, no? Separandolo da altre cose che spesso associamo alla democrazia, no? Principi etici. Ma la democrazia in sé per noi è una procedura. Questo è un vantaggio restringere questo, perché ci focalizziamo su questo e poi ciascuno è libero di avere i suoi principi etici. Però non è vero nemmeno che la democrazia, anche in questa visione così procedurale, tecnica, asettica, è scevra, no, da fondamenti etici, perché c'è almeno un principio, che è questo, il principio dell'uguaglianza politica, che i greci chiamano esegoria, no? E questo è un principio dell'uguaglianza politica che in sé è tecnicamente assurdo. Mi spiego, vi dico perché. Secondo me, grazie. Allora vado ancora più rapidamente. Ecco, arriviamo a questo. Se la democrazia diretta, o la democrazia, tout court, è una procedura, le procedure sono descrizioni di attività, sostanzialmente. Per svolgere attività hai bisogno di risorse. E quindi la democrazia si qualifica in quanto distribuisce l'accesso alle risorse per la partecipazione al processo di governo in maniera egualitaria. E quindi noi, i democratici diretti, abbiamo ragionato e costruito una serie di strumenti proprio su questo principio qui, il principio di suddivisione quantitativa delle risorse per la partecipazione. Per esempio, il tempo è uno dei classici, una risorsa classica per la partecipazione, il tempo per parlare, il tempo per proporre, il tempo per osservare, il tempo per verificare, l'accessibilità agli atti, ai documenti per verificare, è un'altra risorsa. Allora, tutte le volte che noi riusciamo a trasformare la democrazia, il processo democratico,
in una struttura dove si evidenziano gli strumenti e le risorse, noi siamo a cavallo, abbiamo fatto qualcosa di importante, perché a quel punto non ci sono storie, dividiamo in parti uguali, ragazzi, non si discute. E noi così facciamo col tempo, per esempio, nelle nostre assemblee. Stabiliamo quanti siamo, quant'è la risorsa generale, quanto tempo dovrà durare l'assemblea, la dividiamo in parti uguali. Questo si fa diciamo, abbastanza normalmente, che è diverso da dire 2 minuti a testa. Perché io ti dico, tu magari hai 2 minuti, ma lo puoi usare come vuoi. Uno, sei sovrano su quella fettina di potere, lo puoi cedere se vuoi. Quindi noi, quando abbiamo qualcuno che parla e finisce il suo tempo e ci vorremmo ascoltare quello che dici, gli diamo il nostro tempo. Oppure, se vogliamo fare un intervento complesso e abbiamo solo 30 secondi a tempo nelle grandi assemblee, questo che significa? Dobbiamo mettere insieme il tempo, se vogliamo fare un discorso completo, quindi ci riuniamo in piccoli gruppi, organizziamo i nostri interventi e facciamo interventi di 10 minuti sostenuti da 20 persone. Poi, dopo le persone, mentre quello parla, abbiamo anche un software che fa sta roba, dice, no, ma sta dicendo delle cose diverse, che... torniamogli il tempo, lo ritiriamo, lo sta zitto lì a casa. Poi si può fare anche senza software, si può fare, noi facciamo anche quei bigliettini, no? Ti do il bigliettino oppure me lo riprendo. Andiamo avanti e arriviamo a questo. Allora, se questa è questa visione che noi abbiamo di democrazia, abbiamo però un problema. Come facciamo ad affermare questo modello di democrazia? E allora abbiamo costruito, sapendo che, che siamo in un sistema che è rappresentativo in quel modo brutto, no? Cioè finto rappresentativo. C'è la gogna delle elezioni, che però è l'unico margine, l'unica fessura, l'unico tempo in cui esiste per un attimo la democrazia. E allora abbiamo pensato a questo strumento, che è un modello generale, che appunto ha adottato la rete dei cittadini. Vedete che il simbolo è quasi uguale, perché il Creative Commons, chiunque rispetti questi elementi fondamentali che adesso vi dirò, può usare questo simbolo. Qual è l'idea fondamentale? L'idea fondamentale è che, appunto, dobbiamo conservarci quel momento. E quindi, questa è la pagina, il modello è descritto proprio su un sito ad hoc, staccato da noi democratici diretti, staccato dalla rete dei cittadini, è un modello, chi lo vuole lo usa. Chiunque costruisca liste dove si può proporre se stessi come candidato, dove ciascuno dei partecipanti può proporre punti di programma e votare per scegliere quali accettare e quali no, dove chiunque può determinare come dovranno votare i rappresentanti, e questa è in parte la risposta a quel problema, come gestiamo i rappresentanti eletti, e dopo vi dico l'ultima cosa e poi chiudo. Quindi ogni membro partecipante, sostenitore della lista, perché ricordiamoci poi che le liste elettorali, viva Dio, ancora sebbene i partiti si autoreferenziano e hanno fatto ogni volta delle leggi ad hoc per presentare le liste senza firme dei cittadini, ancora invece le liste elettorali, lo fanno di nuovo anche quest'anno, perché la legge non la cambiano, fanno sempre delle leggine ad hoc. Per cui evitano di raccogliere la firma dei cittadini, perché non ci riescono. Alle elezioni regionali del Lazio noi abbiamo raccolto 5.200 firme, non avevamo niente. Gli altri partiti hanno avuto grandissime difficoltà a raccogliere le firme. A Milano voi avete avuto qualcuno che ha barato? No? Noi. Noi umanisti, per carità. E il vostro caro sindaco, no? E presidente della regione, scusate. Dammi invece anche il sindaco. Molti partiti concorrevano una ventina di liste, in teoria. Tutte sono state fortunatamente cassate perché erano irregolari. Nessuno raccoglie le firme come si deve. Noi abbiamo raccolto come si deve. Abbiamo fatto la lista dei candidati, siamo partiti per tempo e abbiamo fatto la campagna e abbiamo raccolto le firme. Beh, noi diciamo, le liste elettorali di chi sono? Dei partiti? No, sono dei cittadini. Perché questo è un altro principio importante, anche la rete dei cittadini dice questo. Noi abbiamo un'organizzazione, la rete dei cittadini tra l'altro comprende varie organizzazioni, ma i rappresentanti che si eleggono non sono dell'organizzazione, sono dei cittadini, appartengono a loro e prima di tutto appartengono a chi firma, perché se non firmassero non si potrebbero presentare. Quindi i primi referenti, che sono tra l'altro in chiaro, non sono segreti, sono lì, firma, indirizzo, nome, numero civico, tutto, no,
nome e cognome, si sa chi sono, i primi referenti sono loro. Questi cittadini poi sono riuniti e hanno deciso anche di estendere questo diritto a tutti gli altri che prima delle elezioni avrebbero pubblicamente dichiarato che avrebbero votato per la lista. Questo perché per legge non si possono raccogliere più di un certo tot di numero di firme. C'è un minimo e un massimo, no? Se non ci fosse il massimo saremmo a posto, avremmo risolto, almeno da questo punto di vista, di capire chi sono i proprietari di quella sovranità che viene poi delegata ai rappresentanti.